Sì, adesso lo chiediamo subito al mister. Mister, dice uno da studio, sicuramente non è felice per questo pareggio, forse un po' di più per la prestazione. Ma sì, guarda, mi dispiace molto perché a me poi piace vincere, io mi piace vincere, a me mi piace sempre vincere, anche se gioco a carte con mio figlio mi piace vincere, però devo giudicare anche la prestazione se faccio sto lavoro, non posso andare dietro solo esclusivamente al discorso risultato, che chiaramente è fondamentale e importante, però la prestazione secondo me anche oggi non è stata bella, quella di Pescara sicuramente, ma quella di oggi è stata una buona prestazione sulla falsa riga di quella giocata in casa col Carpi. La sola differenza è che siamo stati più attenti a livello difensivo, oggi abbiamo concesso pochissimo, ci sta che poi la Provercelli viene e ti crea un paio di situazioni, ma noi siamo la Salernitana, non possiamo pensare che gli altri non ci tirino mai in porta, anche perché il nostro atteggiamento è di una squadra molto alta, una squadra che va a aggredire, una squadra che cerca di andare a prendere l'avversario alto, rischia sempre l'uno contro uno con grande frequenza, e credo che poche squadre in Serie B facciano questo, e in più abbiamo creato le nostre occasioni nitide, però io non lo so se tu l'hai vista come me, perché prima parlavo col tuo collega della radio, mi ha detto che abbiamo creato solo un'occasione, allora dico vabbè, abbiamo creato solo un'occasione, allora io rispetto l'opinione di tutti, però io non ho contato dopo 10 minuti due clamorose davanti a tu per tu col portiere. Poi nel primo tempo loro si sono abbassati, noi non riuscivamo più a trovare lo spazio giusto per andargli a fare male, però ci sono anche gli avversari, ma abbiamo rischiato un tiro in porta nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo riproposto il gioco, abbiamo preso il palo con Rosina, alla fine potevamo fare gol, Rosina di destro anche dentro l'area di rigore l'ha mandata alta, tiro di Sprogati vicino al palo. Occasioni abbiamo create, io che vi devo dire, io sono più dispiaciuto di tutti, però credo che la strada è quella. Non, io credo che per raggiungere i risultati bisogna giocare a calcio, bisogna essere propositivi e speculare alla lunga secondo me non paga. Ecco, sono d'accordo con lei, diverse occasioni create, tanto gioco, manca però la ciliegina sulla torta, manca chi concretizzi. Anche oggi Bocalon ha giocato dal primo minuto, gli ha dato una chance, non era mai accaduto da quando è arrivato qui a Salerno, però il ragazzo non è riuscito a mettere il pallone in porta. Sì, ma noi non dobbiamo, come si dice, dare grossa responsabilità. Bocalò si è dato da fare, ha lottato, ha fatto sponda, non giocava da un po' dall'inizio. Davanti siamo un po' corti, lo sapete, si è fatto male anche Rossi. Poi senza parlare delle 2000 vicissitudini che ci attanagliano ogni settimana, perché Schiavi ieri sera aveva febbre a 40, oggi tu ieri sul caldamento c'ha avuto un problema al gemello e ha giocato molto condizionato. Poi c'è anche da considerare queste cose qua. Però guardate, io calcio lo faccio da un po' d'anni, insomma, non vedo strade diverse da queste, a meno che poi tu non vieni qua, ti difendi come ha fatto la Provercelli, li metti dietro, poi esci fuori una volta e vai a vincere la partita. Io non è la mia filosofia, non la amo. Quando ho fatto qualcosa di importante, quando ho vinto il campionato di Serie B 2 volte da primo, e quando non l'ho vinto ci sono andato vicino perché ho fatto la finale, ho sempre raggiunto quel tipo di obiettivo proponendo calcio, non facendo un calcio d'attesa o remissivo. È chiaro, poi probabilmente quelle squadre avevano anche un valore diverso, questo bisogna pure ammetterlo, però io credo che la strada sia questa, non vedo strade diverse fino a che i ragazzi mi daranno avranno questa mentalità, questa voglia di giocare, questa voglia di lavorare, io la sposerò sempre sta linea, poi vedremo state facendo cosa succederà. E do l'auricolare. Prego Sonia. Sì, allora mister, buonasera. Chiaramente il mio pensiero è che buonasera, forse nel mercato di gennaio si poteva fare qualcosina in più, soprattutto in attacco. Resta un mio pensiero, non le faccio nemmeno la domanda perché so che non può rispondermi, però le chiedo quanto manca a questa Salernitana per essere completamente la squadra di mister Colantuono a livello di mentalità. Le ha detto la strada è quella giusta, è una squadra che gioca e a me piace giocare a calcio. Quanto le manca in percentuali, ecco, l'essere completamente il suo prodotto, ricordando che lei è subentrato, Sì, guarda, l'ultima premessa che ha fatto lei è molto giusta, sai, quando si subentra poi vai a lavorare un po' sul lavoro non tuo dall'inizio, quindi è chiaro devi un po' anche adattarti. Ora io alla squadra, ripeto, quando la squadra c'è da dargli, come si dice, delle bacchettate sulle mani, metaforicamente parlando, non mi tiro certamente indietro, loro sanno qual è il mio pensiero, ci sono state delle partite dove noi dovevamo essere sicuramente più attenti, un po' più svegli, perché abbiamo lasciato dei punti per strada in maniera ridicola a mio avviso.
però la partita di oggi io alla squadra cosa gli devo dire? Ha calciato, non siamo stati, gli posso dire che non siamo stati precisi, vorrà dire che durante la settimana faremo ancora più sessioni di attacco alla porta, di calciare in porta, di queste cose qui, però possiamo allenare questi fondamentali, però io penso che oggi a livello di mentalità, a livello di approccio alla gara abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non lo so, io torno indietro anche a 2 settimane fa, partita col Carpi, persa in maniera becera, una partita tipo questa qua, con occasioni create a ripetizione e non riuscite ad sfruttare tutte queste occasioni, è un peccato. Poi magari, che ne so, ci saranno partite come è successo per esempio a Entella, la prima giornata, siccome non mi nascondo dietro a un dito, dove abbiamo vinto una gara che a mio avviso non meritavamo di vincere, però l'abbiamo vinta perché nelle 2 occasioni che abbiamo creato siamo stati molto cinici. Non lo so, girerà, di solito nel calcio si dice girerà, però credo che per girare la strada è questa, non credo che siano altre. Buonasera, sì. Sono prego, d'accordo prego. Con lei, la Salernitana ha creato, oggi ha creato bene, ha giocato un buon calcio, soprattutto nel primo tempo, ovviamente bisogna dare anche i meriti alla, secondo me, alla Provercelle che dopo 2 o 3 azioni che si iniziava a subire si è coperta, no? Si è chiusa la Provercelli, mister. E poi come mai... Ha fatto bene, un punto importante alla per Reti. Questo motivo, per il merito d'oro. Anche la Provercelli, ma soprattutto la mia domanda è questa, mister. Tu al posto di Schiavi frebicitante, ma si aspettava forse più Mantovani, no? Anche se Tuia non ha giocato male. Ma no... No, tu gli ha fatto una buona partita intanto. E era una partita che richiedeva anche un certo tipo di parlo di esperienza, diciamo così, perché è un momento un po' delicato, una piazza che chiaramente non contenta. Tuglia è un giocatore che sta qui da tanti anni, un giocatore esperto. Oggi la condizione di Tuglia, tra le altre cose, è leggermente migliore di quella di Mantovani, che si è riattaccato al gruppo da pochissimo tempo. Però a mio avviso Tuglia ha fatto... Sì, poteva essere scelto anche Mantovani, non è assolutamente... Infatti il dubbio fino alla fine me lo sono portato. Poi alla fine ho scelto Tuglia, un giocatore che qui insomma è una bandiera, è il capitano quando gioca, quindi... E dire che Tuglia comunque ha fatto una buona partita, a mio avviso. Perfetto, grazie mister. A te Max per la chiusura. Grazie a voi. Grazie.